Una delle competenze di maggiore rilievo, di maggiore spessore di cui gode ogni ente regione è la sanità. Per quanto riguarda la sanità pugliese abbiamo assistito e assistiamo a situazioni difficili, chiusure di pronto soccorso, di reparti, di strutture ospedaliere, di attesa e quant'altro. Cerchiamo di affrontare, di parlare del pianeta sanità, voglio chiamarlo così, con l'avvocato Giacomo Conserva, che è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno del candidato presidente della coalizione di centrodestra, Raffaele Fitto. Altro tema, bella domanda, comunque è una domanda che spesso mi viene fatta, però ritengo che di focalizzare l'attenzione su quella che è la situazione sanitaria nella provincia ionica e anche nella mia comunità. È di qualche giorno la notizia il declassamento della unità territoriale di terapia intensiva neonatale di Taranto. Questa è un'ulteriore ferita che diciamo, patisce la sanità tarantina. Anche se qualcuno dice che si trattava di pochissimi casi l'anno, questo non significa niente, perché chiaramente i neonati vanno tutelati e quindi fa scalpore la contingenza che questo, il declassamento di questa unità è il trasferimento presso il Policlinico di Bari per le situazioni più critiche. Questo va di pari passo con la chiusura di determinati e importanti ospedali del versante orientale. Parliamo di Grottaglie, parliamo di Mottola, parliamo di Massafra. Ripeto, Emiliano ha dimostrato la totale incapacità di gestire appunto questo settore così importante, che guarda caso è quello che costa di più alla Regione Puglia. Io vedo la mia comunità, è tutto sulla carta. Si parlava di l'inaugurazione del reparto di rianimazione, addirittura neanche con l'emergenza Covid si è aperta la rianimazione qui a Martina. Ci sono degli investimenti fatti, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, lo dico e lo ripeterò sempre. Oggi Emiliano chiaramente proclama lo stato d'allerta per quello che sta avvenendo, per l'aumento di contagi, però non dimentichiamo che lo stesso Emiliano è stato il primo ad invitare tutti i turisti a venire in Puglia e nonostante sia stato dallo stesso proclamato lo stato di allerta, va a bandire un concorso per gli infermieri presso la struttura della Fiera di Levante di 18.000 persone in un momento così critico, questo giusto per propagandare e fare e continuare a fare la campagna elettorale. Io ritengo che quello che è mancato alla politica di Emiliano è proprio una programmazione della medicina territoriale. La programmazione e la concertazione è chiaramente devono essere alla base di qualsivoglia di tipo di investimento ed è quello che serve. Il prossimo governo, io sono sicuro, qualora divenisse governatore Raffaele Fitto, la prima cosa che bisogna fare è investire, programmare sulla medicina territoriale affinché che qualcosa cambi e finalmente si dia ossigeno a un settore che continua a patire. Io quando dico un settore parlo principalmente anche dei nostri medici che sono costretti a fare dei turni assurdi e quello che bisogna fare, lo dico e l'ho ribadito in più di una circostanza, è implementare, riorganizzare la pianta organica. I nostri medici chiaramente sono pochi rispetto a quello che è l'afflusso e l'utenza nei nostri ospedali fondamentalmente.